Ciao a tutti, oggi sono qua all'interno dell'ospedale del Niguarda, grazie alla nostra amica Daniela che mi ha portato e sono venuta a trovare la nostra Roberta. Grazie, io mi chiamo Roberta e sono orgogliosa di avere due amiche come Antonia Monopoli e Daniela Brentan. Sono una ragazza tetraplegica insomma, è transessuale, quindi sto affrontando tanti problemi che offre la società al di fuori della struttura ospedaliera, ma anche tante difficoltà a livello fisico perché insomma c'è veramente bisogno di altre persone per vivere e questo a volte è frustrante. Però insomma sono tutte cose che si assimilano, l'importante è non alienarsi. Quello che sto facendo anch'io, perché è molto importante mettersi nelle mani degli altri, perché non se ne può fare a meno, ma anche perché si riscopre un nuovo modo di vivere, che è importante, sempre con i miei obiettivi che sono appunto abbattere i nostri muri, ma adesso con un nuovo obiettivo, abbattere i muri di tutti i disabili, non solo transessuali, di tutti i disabili, perché questo è importante. Non è che perché lo facciamo noi è solo per noi, no, per tutti i disabili. Quindi è importante. Io ripeto, sono una ragazza tetra, quindi posso dire la mia. Con questo chiudo qui, se no vi annoio a morte. E vi do un grande abbraccio e un grande. Spero di rimettermi ovviamente e di essere un po' più visibile. E un abbraccione grande, grande a tutti e a tutte, davvero, con il cuore. Questo mese di luglio è il mese della visibilità delle persone disabili, Pride Month Disability. Qualche tempo fa, circa un anno fa, dopo l'incidente di Roberta, il BOA di Monza ha lanciato con Daniela una raccolta fondi per aiutare Roberta. Inserirò nel link l'IBAN per raccogliere i fondi, anche una piccola cifra, anche 10 euro. È il gesto che conta. Speriamo che, come dire, contribuite in molti, anche perché Roberta ha bisogno di sostegno, ha bisogno di tanto amore, di tanto affetto, di tante persone che le stanno vicino. E io grazie nuovamente a Daniela, che Daniela è il nostro ponte tra me e Roberta, colei che fin dal momento che Roberta ha fatto l'incidente è stata sempre presente, e colei che è, come dire, cerca di darle attenzione, cura, soccorso, viene qui in ospedale, le porta anche il cambio, le lava le robe, quindi cerca di sostenerla economicamente, ma anche, come dire, materialmente, in maniera un po' differente dalla questione economica. Quindi, ripeto, c'è una raccolta fondi, c'è un IBAN dove potete donare una cifra per Roberta. Roberta è una nostra amica, una ragazza trans disabile. Grazie a tutti e buon proseguimento.